Saluto. Conoscevi Nina? Sotto quale profilo? Cioè, la conoscevo artisticamente. Sì. Sei cattiva. L'ho conosciuta in cameriera, ci siamo truccate insieme, evidentemente da due persone diverse, ma... Cioè... No, Sara è la mia truccatrice ed è meravigliosa, però fa quello che può, e invece anche lei è stata truccata da anche lei, e siamo tutte e due qua. E qua siamo a posto. Ecco. La saluto, l'ho conosciuta prima, molto carina, molto simpatica. L'hai già detto. Non è che anche antipatica, no, pure carina e simpatica, fastidio infatti. Proprio. La conosciamo per la sua bellezza esplosiva che abbiamo avuto modo di ripercorrere insieme. Ma sì, dai, come quando volete. Ha fatto tantissime cose nella sua vita, tra le altre cose è madrina della squadra dell'Udinese che sta andando benissimo, non parliamo delle ultime classifica, altre cose che ha patrocinato, Titanic, Bond Parmalat e all'Italia, forza dai. Tutto quello che dirò sembrerà dettato dall'invidia perché tu mi stai guardando così e lei è bella. Invece vado a leggere il sondaggio che abbiamo fatto a riguardo della nostra bella ospitessa. Allora, Nina Senica nel 2007 ha partecipato a un corso di recitazione e dizione. Anche a lei è capitato di buttare via denaro per cose che poi non le sono servite a nulla? In generale? È vero. Sì? Sì, per l'87%. Allora, qua il pubblico infido vuole in qualche modo sembra ipotizzare che tu non sia in grado di avere delle performance recitative valide. Non è vero, perché io ti ho visto ridere alle battute di Mamuccari con una convinzione veramente vera, da grande, grandissima attrice. Non era facile. Sembra Vicky quando ride alle mie, sembra quelli di Drive-In con la Fabio Best Company che si piegavano anche in avanti. Con Simon Claire, mi manca. Ecco, però effettivamente c'è un però, questa domanda dà modo insomma di tirare fuori questo argomento. Cosa sarebbe di questo paese se tutti dovessero studiare per occupare il posto che hanno? Che la Gelmini e Belen avrebbero un chiosco di piadine. Arrivi. Tu no, tu non c'entri. Nina Senica ha dichiarato che ama moltissimo l'equitazione. Appresa questa notizia, lei riesce a trattenere facili battute a doppio senso? No, per 3 italiani su 4. Allora, oltre ai 3 italiani su 4 cedono le lusinghe purtroppo del doppio senso. E, insomma, quando pensano a te e all'equitazione, ovviamente si evoca un'immagine molto sensuale, perché insomma la tua bellezza sopra un equino, cioè ovviamente dà delle immagini molto belle. Quindi Nina... Nina che si dà all'equitazione suscita sensualità, certo. Vicky che si dà all'ippica proprio fa sollievo in qualche modo. La speranza che abbiamo tutti. Ciao Nina, ciao Vicky. Grazie, ciao.